Non amo fare del male. A dire il vero, lo odio. Ma nel mio lavoro a volte è necessario. Questo come ti fa sentire? Male. Malissimo. Dove sta Gabriele? Oh. Gabriele è uscito. Sta con Chiara. Hai sistemato la questione? Certo. Mica potevo aspettare te. Tutto ok? Tutto ok. Ma per quanto tempo sei rimasto chiuso in casa? Ieri. Tranquillo. Riposati, tanto penso a tutto io. Ma devi solo dire da quanto tempo. Allora? 3 giorni. Tre giorni. Comunque c'ho fame. Esco, me vado a prendere un pezzo di pizza. No, Henry! Tranquillo! Tranquillo, te la prendo io. Tu rimani qui. Dimmi che pizza vuoi. Vado, te la prendo. Ma ti prego, cazzo! Voglio solo un pezzo di pizza. Sono 5 minuti. Io ho bisogno di uscire. Tu hai bisogno di riposare, Henry! Tre giorni chiuso dentro sta cazzo di camera! Voglio solo un pezzo di pizza. Vabbè. 5 minuti. Prendi la pizza e torni. Ciao! Buongiorno! Allora, mi prendo un pezzo di questa con i funghi. Sì. Tutta? Tutta, sì. A quant'è? 2-3. Sì. Tranquillo, te lo offro io. C'è il fratello di Michele, no? Zitta serie. Io vado. Altro che il fratello delle ghiere. Interetti sono sempre ben accetti, ma vado tranquillo. Senti, fammi una cosa. Tu questa me la lasci pronta. Io vado, prendo i soldi e torno. E pago. Freeze me.
Bella. Oh, insomma, com'è andata? È andata una bomba. 2 ore è passato, 5 piotte. Passa, 5 piotte? Buono, dove siete messi? Un po' fuori da scuola, un po' in piazza. Sta roba si vende da sola. Ma vi siete messi a vendere avanti alla scuola? Quanti anni ci arrivano? Sti cazzi, Pollice, ha marzato 500 euro con 2 ore. E c'è ragione. Ah, oh, è questa? Quando esce? È l'ultima della scorta, Murti, goditela. Tiè, Pollice, metti in cassa. Vabbè, siete bravi, però mi raccomando, devo continuare a volare basso. Niente bar, niente sale slot, continuiamo a vendere solamente pischelletti, eh? Aspettiamo che le piante crescono e poi si rimettiamo a vendere erbetta nostra, eh? Avevo Pollice che i ferretti non ci volevamo litigare manco noi. State buono, non è che ce lo devi ricordare ogni volta. Mi state a vedere, già mi brillano gli occhi ogni volta che guardate sti sordi. Guarda questa, già si è fatto il calcolo mentale di tutti i sardi di Roma. Oh, lì ce ne damo una. Oh, che mi ha rotto il cazzo. Sempre a far coglione. Mamma mia, state calmo. Tanto l'ho già data prima di salire. Dammi la sigaretta, va. Non ce l'ho, finita il tabacco. Mamma mia, che palle. Chiamo sniper. Chiamo. Vediamo se ne è ancora arrivato. Ah, oh. Senti, dovresti fermare a piedi le sigarette, per favore. Dai, qua non c'ha nessuno. Dai, dai, se vediamo tempo. Dai, ciao, ciao, ciao. Mio fratello si fece picchiare da qualcuno. E allora? Questo nel mio mondo è un problema. Un problema molto grosso. Vuoi spiegarmi? Pensai che se non avessi ammazzato il tizio che aveva picchiato mio fratello, avrei perso credibilità. Un errore che Herr Barone, mio zio, non avrebbe permesso. L'hai fatto? Non l'ho mai desiderato. Ok, va bene, ma l'hai fatto. Per quanto bella sia stata la commedia in tutto il resto, l'ultimo atto è sempre il più sanguinoso. Ma alla fine
con una vanga si getta della terra sopra la testa ed ecco fatto per sempre. Migiti Pascal. Ecco, non riesco a fare una citazione che lei non conosca. Ho solo più anni di te. Che cosa vuoi dirmi con Pascal? Non lo so. Non lo so, io penso che lui al posto mio lo avrebbe fatto. Bella, Sna, tutto a posto? Tutto a posto. Oh, ma che cazzo hai fatto? Oh, ma che cazzo è quella? Dove cazzo hai preso? No, state buoni. Oh, niente, un coglione stava rapina alla biaccheria quando ti sono andato a comprare i sigaretti, gli ho dato una bomba in faccia e me la sono trovata in mano. Ma te sei grande. Un supereroe sei. Ma che cazzo dici? Il tempo ti fai cazzi tu, eh? Che oh, cazzo è? Calma. Calma, ti ho portato un ferro, pure carico, ringrazia. E noi che cazzo ci devo fare un ferro, eh? Ah, ma vuol dire che può sempre far comodo un ferro, no? Te l'ha detto lui, fa sempre comodo un ferro. E poi si chiama sniper per motivo. Voglio sapere un cazzo queste stronzate che fate voi. Ste cose ci fanno bene, porco due. Infatti te non ne devi sapere un cazzo, pollice. Torna a fare il botanico con erbetta tua che per strada tanto ci andiamo noi. Pollice. Pam! Pollice. Pollice. Pollice, ti sei incazzato? Pollice, occhio, pa! Te devi ricordare com'era fatto. Henry! Lo capisci che è importante, sì? Io te l'ho già detto, amiche. Non me lo ricordo. Questa cosa si verrà a sapere. C'è stava un sacco di gente. Tutti che ti conoscono. Tutti che ci conoscono. Henry, se ne parlerà. Amica, lasciali parlare. Lascia che dicano quello che gli pare. A me non me ne frega niente. Ma tanto non capisci. Che ieri è come oggi. Oggi è come domani, non cambia mai. E noi stiamo sempre qua. Henry, io lo devo trovare. Dimmi com'era fatto. Per favore. Ehi, ciao, com'è andata? Bene. Tutto a posto? Sì. Vai là. Tutto ok? Tutto bene, tutto bene. Ok. Thank you.
ce li hai i soldi? Eh? Ce li hai i soldi? Ce li hai i soldi? Pezzo di merda. Ce li hai? Ce li hai i soldi? Stronzo. Finito? Sì. Bravo. È finito, ce l'hai tutto lì. Pronto, Chiara? Dove sei? No, non me ne frega. Non me ne frega un cazzo che ci sta il traffico, io devo uscire adesso. Ecco. Bravo, bravo. Sarà meglio. Sì, ciao. Ciao, ciao, sei accasato. Io? Ma che sei scemo? Ma quando mai? Questa è la pusherina nuova. Sì, ma è una bomba, eh. Yeah. Guarda sicché robetta. Ho raccolto tutti quelli di zona. Stanno a lavorare bene sti ragazzi, stanno a lavorare. E io che mi ero preparato a essere cattivo. Così mi prendi alla sprovvista. Ci ho mai lavorato con una ragazza in questo campo, mica lo so se mi piace. Te preoccupa, capo. Ci penso io, lo so fare il lavoro mio, te devi fidare. Guarda che è finito il dolce stir nuovo, eh. Lascia fa, fidate. Questa è una forza. Vabbè. Ah, capo, senti, più che altro. Ma che sono ste voci che vanno in giro? Dicono che hanno confinato al bimbo. Mazza quanto chiacchierate, oh. Sì, è vero. Ma tanto gli famo chiedere scusa, professore, non ti preoccupa. Beh, è birba che pie schiaffi mi fa pensare. Non credo che è una cosa buona per affari, lo sai, sì? Sì, lo so. Anzi, professore, fa una bella cosa. Vedete scoprire chi è che ha toccato mio fratello, così mi volevo subito sto pensiero. Pare che uno di qua, cretino qualsiasi che non sapeva manca chi stava a menà. Queste sono le prime voci. Vedi? Come spizza bene con ste orecchie. Comunque sta tranquillo, ci lo sanno tutti che a questo gli fa del culo. Se starà già a cagà sotto. Lo vedi forte. Professor, se sentimo. Te, brava, appizza le orecchie. E appena sapete dove stare, coglione le chiamate. A costo di rivolta tutto il quartiere. Va bene, professor? Sì. Bella, capo. A me sta situazione non mi piace proprio, ce lo sai. Perché? Una sensazione. È una sensazione. Around, I wanna see you all on your knees.
Ma professore, sto un po' di fretta. Ogni volta che arriva qua ci metto un casino. Dammi la roba che mi hanno dato a casa. A pollice c'è sta un problema. È meglio se stiamo buoni per un pochetto. E qui sta per succedere un casino. Stanno rivolto a tutto il quartiere. Che vuol dire? Vuol dire che qualcuno ha gonfiato il berba. E mo' il capo vuole portare conto. Quindi dammi retta. È meglio se stiamo fermi per il momento. Che sincerità non è finita. Non si sa chi è stato? No, non si sa un cazzo. E dai che gli hanno menato? Ma che ne so, pare dentro una tabaccheria. Quando è successo? Ma pollice, ma che cazzo ne so? So solo che il capo sta avvelenato e che si smuove un po' troppo le acque. Quindi è meglio se stiamo buoni. Hanno pure inculato la pistola al birba. Qua non scoppia una guerra, ma poco ci manca. Vabbè. È meglio se spariamo per un po', professore. Se sentiamo. Me faccio sentire io. Stammi bene, pollice. Soprattutto non avevo mai fatto una cosa. Oh, che cazzo sta a fare? Te sei un coglione! Oh, che cazzo vuoi, pollice? Ma sai chi era il ferro per il ballo? Oh, che cazzo sta a fare? La pistola, pezzo di merda! È di Ferretti! Ha menato al berba e menato, sai che cazzo vuol dire? Va bene, tanto la faccia mia la conosce qualcuno? Mi pare di no. Sto nel giro? No, tempo 2 settimane e se lo so scordato. Ho fatto una cazzata. Se resti qua ci metti una merda a tutti. Mi dispiace. Siamo spacciato senza il consenso del capo, il tutto. Quindi questi ci vogliono morti. Cerchiamo di farsi i cazzi nostri, non farsi vedere in giro e di non spacciare soprattutto. A posto? A posto. Per forza. Oh, tranquillo, lo sappiamo solo noi. Non mi tocca. Hai più sofferto di attacchi di panico? Per un periodo ero riuscito a controllarli. Bastava pensare al giorno in cui sarei fuggito via con Gabriele e mio fratello. Lontano da tutti. Da tutti. Con il cervello a riposo, senza dovermi guardare costantemente alle spalle. Avevo il miraggio e mi tenevo a galla, senza affondare. Qual è stato il tuo ultimo attacco di panico? Uno bello forte lo ebbi quando dovetti incontrarmi con mio zio alla villa. Mi fece convocare. Non era una bella cosa, lo sapevo bene. Quando ero con lui non ero più io. Mi sentivo schiacciato. Mi sentivo oppresso, mi sentivo servile e mi odiavo ogni volta. Mi odiavo ogni singola volta. Non mi appartenevo più. Costantino, interessi sul caffè? Che succede, zì? Tutto a posto? Ti ho fatto chiamare per questa storia che sta a girare. Qualcuno ha massacrato mio nipote? E che cazzo, già ti è arrivata la voce. O ce ne fosse uno che si facesse di cazzi sua. Perché? Che c'è? Non me lo volevi far sapere? Ma no, non è questo. O è successo solo ieri? Ieri? Ma ieri è un sacco di tempo. Che me vuoi fare la predica, mo? Te l'ho sempre detto. Ogni tanto serve di lasciare un morto per strada. Quant'è che i Ferretti non si fanno sentire? Non comandi niente senza i morti. La gente. Devi aver paura! Ma chi dovevo ammazzare? Fino a mo' tutto è filato liscio. Me li devo inventare io, gli stronzi. Te fai chiamare il capo?
Ma un capo lo sa che intorno a lui sono tutti infami. Ma troppi ce n'avevi da far sparire. E già, ma tu c'hai il cuore tenero. E mo pure tuo fratello sei infrocito. Qua nessuno si è infrocito. C'è solo capitato un coglione, uno. E manco lo sapeva contro chi cazzo se stava a mette. Mo te la risolvo sta faccenda. E me sa che è meglio. Mi manca poco per uscire dai domiciliari. E quando ho finito, non vorrei dover fare la carneficina che non hai fatto tu in tutti quest'anni. Ma statte buono. Sono finiti i tempi delle stragi. Qua la gente vuole campà. Devi solo far riga tutto dritto finché non esco io da sta casa de merda. Poi il capo si può pure far chiamare il frocio. È sempre un piacere a parlare con te, zio. E appena uscivo, ritornavo in possesso di me. Se Michele non fa zomba cacca e capo su cazzo, è pura mare. È sempre in ferretti. Non c'ha le palle. Però lui lo sa quello che deve fare per non farmi incazzare. O problema arriva gli uni oggi. Sono sti cazzi dei cellulari, Facebook, queste zoccole che è foto. A proposito del zoccole, quasi quasi faccio un salto giù in piscina con un po' di compagnia, che dici? Pensi davvero che tuo zio possa ucciderti? Credo che vorrebbe farlo. Una parte di lui glielo suggerisce, ma non lo farà. Non gli darò il tempo, almeno me ne andrò via prima. Questo mondo è tutta apparenza. Nessuno è ciò che dice di essere, nessuno fa ciò che dice di voler fare. Sembri più rassegnato del solito. Non dico depresso, anzi, però rassegnato sì. Lo sono. Io ho passato tutta la vita a fare cose che non volevo fare, ad essere ciò che non sono. Parlo un dialetto che odio, frequento gente che odio. Rassegnato e triste credo che siano aggettivi doverosi. Se sei triste quando sei solo, probabilmente sei in cattiva compagnia. Bella questa. È una citazione di Sartre. Ecco. Non la conoscevo. Mio fratello è schizofrenico. Io ho attacchi di panico. E sento di dover essere ciò che non sono per sopravvivere. Ho crisi di pianto. Mi domando se anche Enrico non avesse avuto questa sensazione. E se il suo crollo nervoso non sia dovuto alla stessa cosa. Speri che quando fuggirete starà meglio. O temi anche tu di avere un crollo? Non lo so. Forse entrambe le cose. Bella, Ulrice. Bello. Che cazzo ti sei messo in testa? Come state? Vedo che mi sta da pazza gioia. Ma come cazzo vuoi che sto? Mi sta da caccia la peggio merda di Roma. Stavo una merda chiusi qua dentro, zii. Però se vuoi una birra. Ma raga, ma di che ci avete paura, scusate? Ma che cazzo la conosce la faccia di merda tua? Andiamo a sappiare pub a birra più che altro. Una bella spina magari. Ma che sei scemo? Ma raga, ma che è davvero? Ma volete stare chiusi qua dentro per mese? Effettivamente non c'hai tutti i torti. Alla fine stavo a 3 minuti a piedi. Io una birra me la farei. Brava.
A me mi pare di essere stato chiaro, io non c'ho l'umore. Manco io. Vabbè, ma offro io la birra, vabbè? Basta che sei uomo da qua. Te che ci offri una birra? Sì. Ci credo manco su. E dai, gliela offro io. Basta te alzi al suo divano del merda. Ma ti devo annare sta birra se ce la vuoi offrire col braccino corto che c'hai. A sto punto me la offri pure a me. Vabbè. Me la offro a tutti, mortacci vostri. Basta che sei uomo da qua, dai. Uscimo. Dai, regà. Mamma mia. E te levate sto coso dalla testa che è una merda. E mo me lo tolgo, dai. Cos'è questo? Au capo, so che è quello stronzo che ha pistato tuo fratello. Te, e so pure dove sta adesso. Te mando l'indirizzo e se vediamo là il prima possibile. Cori. Gabri, io esco un secondo, va bene? Vado a fare una cosa. Tu fai il bravo, tanto c'è Enrico di là. Ok? Ok. Che ci avevo da dire? Avete fatto un errore che dovete pagare. Erbelva, lo sapete chi è? No, non lo sappiamo chi è. Capo, qua ci sta un malinteso, te lo posso assicurare. A me non me ne frega un cazzo che ci sta il malinteso. Chi è lo stronzo che ha menato a mio fratello? Sono stato io. Non lo sapevo. Se lo sapevo, non lo facevo. Però non c'entrano un cazzo, l'unica colpa loro è di conoscermi. Eccolo, è il colpevole. E vuole pure far l'eroe. Dice le cose come stanno, tutto qua.
Ma come cazzo fai a dire che è colpevole senza sapere chi cazzo era? Oh, qua il giudice sono io! E so pure il boia. Levatevi dai coglioni. Voglio parlare da solo con sti quattro stronzi. Amica, ma che cazzo? Oh, te sei il primo che se deve levare dal cazzo. Fare tutti! Adesso. Allora, dimmi le cose come stanno. Io non ve voglio ammazzare, va sicuro. Ma se non ve faccio saltare la capoccia a voi, salta la mia. Lo capite, sì? Siete il cavo, puoi fare come te pare, puoi fare. Solo puoi fare. Ci ammazza. Ti prego, ci ammazza! Non hai capito che noi non contavamo un cazzo? Non sapevo niente. No, raga, voi non mi state a capire. A me tutta sta storia mi crea soltanto problemi. Io non voglio ammazzare nessuno, ma porca troia, devo! E spara a me! Sparava a me, la testa mia vale la tua, ti salva! Ma lascia sta loro, fa un favore a morto! Può essere che basta. Muoviti. No, aspetta! Ma non si fa come nei film che si chiede il nome di una persona che stai ammazzando. Non sai neanche come cazzo si chiama. Non me ne frega un cazzo, non lo voglio sapere! Si chiama Valentino! Ma noi lo chiamiamo Sniper! Lo chiamiamo Sniper perché da ragazzetti era il più forte a sparare a Luna Park. Ti ricordi quanti veloci mi hai vinto? Ah, raga, volete capire che è inutile? Volete accannà! Era un fenomeno a sparà. Voleva entrare che le guardie. Sto coglione nelle guardie, lo immagini. Già me lo immagino con la divisa. Durava 2 minuti, durava. C'ha un carattere forte, c'ha. Però c'è ancora d'oro. Va bene. Siete riusciti a impietosirmi, eh? Bravi! E mo? Ma trovate voi una soluzione? Oh, te prego, lasciaci andare. Se mettiamo a lavorare per te, famo pure gli schiavi! Oh, parla per te! Ma io che mi spara piuttosto che sono schiavo suo? Oh, vedi? Oh, vedi? A te uno così ti serve! Io sono buono pure a spingare la droga, sono buono. Poi ci sta lei, è una forza. La donna è fondamentale in sto settore, fa cose straordinarie. Ti serve per piazzare le cose. Cioè io te voglio sparare? E te mi chiedi di essere soci? No, ma quale soci? Ti mettiamo a lavorare per te gratis. Fa la grazia che ci fai. Poi se le cose vanno bene si mettiamo a fare. Se no finisce il lavoro. Mi piacerebbe, lo sai. Mi piacerebbe poter far così. Ma io non duro 2 giorni senza morto stanotte. Come ti chiami, chiacchiero? Alessandro. Ma tutti mi chiamano Pollice. Per via del pollice verde. Coltivo l'erba da quando sono ragazzino. E te? Come ti chiami? Serena. Il silenzioso invece chi è? Lui si chiama Pelé. Per nome è già un programma. Fenomeno col pallone. Perché se ne sta zitto a piangere? Lo so io perché. Perché lui va a tradire. Regà. Sono a merda! Sono a merda! Ammazzami a me! Ammazzami a me! C'è la soluzione. E fa che mi convince perché sto pensando di spararvi a tutti e andarmene a casa che c'ho davvero bisogno. Noi spegniamo la roba dei pollici. È da un po' di tempo che stiamo pure a prendere la cocaina. Nella zona tua. I feretti lo sapevo chi sono. Non conoscevamo la vostra faccia ma di nome vi conosciamo. E non mi sembra un'argomentazione molto produttiva. E invece sì, perché uno dei tuoi che ci passava la roba. Appena ha visto che le cose si sono messe male, lui è sto pezzo di merda qua. Ci hanno sputtanato. Hai capito che la merda sono loro? Spara a loro e mettiti a fare con noi. Come la vedi? Chi è lo stronzo? È il professore, è il professore! È lui la merda! Datevi via con lui, datevi via! C'ha ragione il bottino!
Non c'entrava un cazzo, c'entrava. Piegala col professore, è lui che ti sta a tradire. Lasciaci andare, prego, lasciaci in pace, piegala con lui. Raga, che dite? L'avevo sfangata. C'ho paura, raga. C'ho paura. Cazzo, cazzo, cazzo. Mi dici perché lo hai fatto? Che ti mancavano i soldi? Perché? Dimmi perché. Raga, mo, ma che cazzo per lui? Lo sai, no? I soldi non bastano mai. Mi fai schifo. Si deve vedere un'altra volta. T'ammazzo. Giuro che la prossima volta ti sparo in mezzo agli occhi. E dei ragazzi che ne è stato? Lo sai. Non l'ho fatto. Perché no? È stata una scelta ponderata o istinto? No. Nessuna delle due. Io non so uccidere. È impossibile per me. Se avessi potuto scegliere, lo avrei fatto. Un vero boss è così che fa, così agisce. Che cosa accade dopo quel fatto? Dopo quella notte ho capito che non appena mio zio fosse stato rilasciato dai domiciliari, io sarei dovuto andare via. Ho capito che non potevo restare, che ero fuori. Dovevo soltanto resistere. Resistere? Resistere. Non mollare la presa, tenere tutti quanti in riga, finché non fosse tornato lui. Mio zio avrebbe fatto il lavoro sporco e io sarei partito via lontano, insieme a mio fratello e Gabriele. Tuo fratello non è mai migliorato? Ci fu un giorno in cui sembrò lucido, per poco. Stava con Gabriele. Gli stava raccontando di come aveva conosciuto Flavia e di come l'aveva persa. La verità e la libertà, noi non potevamo sapere che cosa fossero, non nel nostro mondo. E in quel momento di lucidità io ho visto una confessione. Lì ho visto la radice del suo crollo. Lei non aveva mai paura di quello che pensava. Mai. E a me all'inizio sta cosa mi dava un fastidio. Poi capire litigata e ci siamo fatti. Io gli dicevo, tu non c'hai tatto. Non mi porti rispetto. Invece del rispetto me ne portava più di tutti quanti. Lo sai perché? Perché la verità è il dono più grande. E tu devi sempre la verità, hai capito? Sì. Non c'avevo mai paura di nessuno. E solo così sarei libero. La prima volta che ci siamo dati in bacio, no? Cioè, è stata... Ti giuro, una sensazione incredibile. Io non ho mai provato una cosa del genere. Che poi le donne ce ne ho avute tante prima. Ma... Vabbè, non so quante devo restare a te. Comunque... Tu fidati che sono state tante, ma senza scendere troppo nei dettagli. Io ho avuto una sensazione come si dice, tipo... Come si dice? Le farfalle nello stomaco. Bravo, le farfalle nello stomaco. Ho capito subito che era la donna giusta. C'era qualcosa... C'era qualcosa di più, c'aveva. Che... Sei gelato, ma c'è freddo? Sì. E dimmelo, no? Quando lo porterai via? Domani. Domani andremo via. Non credevo fosse già tutto pronto. Dove andrete? Mi fido di te al 100%. Ma i miei sogni dovranno essere tranquilli da oggi in poi. Non lo saprà nessuno. Quindi questo è un addio. Non mi piace l'idea di un addio. In ogni separazione c'è un'immagine della morte. Mary Ann Evans. Stavolta la conosco la citazione.
Penserò spesso a te e lo farò sorridendo. E io farò lo stesso. Mi hai aiutato tanto, ma so che lo sai. L'amore di tuo fratello che fine ha fatto? Nel mio mondo non esistono storie a lieto fine. Che appena morto ho scritto pure una poesia che ho scritto. Ah, lo senti? Sì. Quando gli amanti si scambiano parole d'amore, si ritrovano a carezzarsi svogliati, vedono nei reciproci occhi le bugie e i fallimenti, la quotidianità massacrante che che li ha sconfitti. Noi no, noi mai. Ti guardo e mi vedo, l'essenza cruda che non necessita di nulla. Il silenzio è la nostra conferma. Le rose appassiscono in fretta. L'amore che ti fa urlare ti muta in un passivo compromesso. Noi no. Noi mai. Quel nostro bacio dato un tempo non è finito mai. Io non avevo idea che Enrico sapesse scrivere poesie o che ci provasse. Questo suo lato lui lo aveva sempre celato. E ne capisco il motivo, è ovvio. Noi fingiamo sempre. Non eri tenuto a saperlo. Non sei responsabile di questo. Forse no. Ma che importa? Flavia è stata ammazzata da un coglione che aveva un conto in sospeso con mio fratello. Volevano colpire lui. E invece hanno ammazzato lei. Gli spararono 3 colpi sul petto, ma lui non cadde nemmeno a terra. Camminò verso il coglione e iniziò a colpirlo. Lo colpì tanto forte da farlo diventare un ammasso di carne informe. Quella notte massacrò chiunque avesse incrociato il suo cammino. Diventò erbelva quel giorno e lo rimase per 1 o 2, finché non crollò. Andiamo là. Andiamo. Ma presto le cose cambieranno. Lontano da tutto questo, le cose cambieranno. Il nostro io è il risultato di tante variabili. Il nostro cervello, il nostro corpo e il nostro ambiente. Enrico ne gioverà ed è fortunato ad averti con sé. Molto fortunato. Bella lui, come sta? Tutto a posto? Tutto a posto, pollice. Senti, sta un po' depretta, dammi 20 grammi, va. Sono 20 più del solito. Sì, vabbè. Non sto a scherzare, adesso i prezzi fanno i feriti, le cose sono cambiate. Ma che cazzo stai a dire? Ma dove hai fatto sta cazzata? Mi mettete sotto a qui rincoglioniti. Sono arrivato pure tardi, ormai non rispetta più nessuno. Ma che cazzo stai a dire? E finché il barone nasce da domiciliari, qua ognuno si vede l'arto proprio.
Sarà un po' di casino. Però i prezzi vanno a ribasso, coglione. Oh, ma Luca, ma dove vai? Torna in proprio, pollice. Torna a fondo insieme al capo e suo fratello. Qui, dai, che soldi. Sei riuscito a vendere un cazzo manco te, eh? Cazzo sta succedendo? Sta succedendo un casino, pulice, era meglio che morivamo l'altra sera con una pallottola in testa. Non sto accorgendo. Pensa che l'unica cosa che volevo era uscire vivo da quel cazzo dei pub. Ma invece mi pare che era meglio che ci sparava. Che cazzo fanno? Che vuoi fare? Non voglio andare. Dove? Al paese dei miei nonni, c'hanno un terreno in campagna, quasi quasi. Cioè te ne vanno in campagna a lavorare la terra. Oh, e pensaci, il capo non conta più un cazzo. Tra l'altro la colpa è pure la nostra, quindi ci potrebbe voler morti. E qua se le cose continuano così, moriamo di fame. Se stai via questo viene qua e ci spara in faccia, ci spara. Quindi che cazzo famo noi qua? Che succede, pollicetta? Ha detto tu cazzo di Luchetto e ti sei cagato sotto. Tanto qua nessuno vende in cazzo. Oh, pensaci, te ospito. E l'altri? In Fortino ce lo sapevo, non ci viene. Quella riesce a stare 2 minuti fuori da raccolta. Per lei, per me, oppure per me. Pure per me. Non lo so, non lo so. Però io qua non ci resto. Siamo finiti. Mi sa che c'è ragione. No! E ho capito bene. Mancano pochi giorni oramai, non ti sta a preoccupare. Mi piace come ragioni, Pischier. Bravo. E sicuro non ti mancano le palle. Vabbè dai, mi faccio sentire io. Sì. Chi era? Era uno della banda dei miei nipoti. Problemi. Qua le cose si stanno a mettere male. Come male? A strada reclama sangue, Costantì. A strada voler sangue. C'ha sete. Volimmo cominciare a faticare. E fammici pensare ancora un momento. Non è una cosa semplice. Però mi sa tanto di sì. Manco tu. Nessuno ti ha dato un cazzo. Giusto questi, so quelli del giaguaro. Che cazzo significa? Che cazzo significa? Oh. Spara sta merda. Spara, leva sta pistola, caccia. Non serve scalasse tanto. Non ne vale proprio la pena. Scherzi. Pezzo de merda. Tu da qua non esci vivo. Capo, dai. Evitamole le stragi. Sei morto, lo sai, sì? Sì, se vuoi sì. Ma prima fammi parlare. Se mi chiamano professore, vuol dire che qualche cosetta pure io l'ho capita, no? Se poi non ti piace quello che ti racconto, vorrà dire che l'amico nostro qui mi farà un bel buco in fronte. Però devi essere convincente. Perché c'è una gran voglia di vederti morto. Andiamo fuori, io e te. Ma se dici qualcosa ti è sbagliato, io ti ammazzo con queste mani.
Te mi stai davvero a chiedere di spararti in faccia, lo sai, vai, lo sai! Lo so. È proprio questo il punto. Proprio di questo te voglio parlare. Che te vuoi far sparare in faccia? Ci stai a riuscire! No, te so di un'altra cosa. Te qua sei il meglio. Sì, qua in mezzo, te sei il meglio. Proprio per questo che te ne devi annare. Che cazzo stai a dire? Capo, te c'hai un cuore grosso. Ma qua in mezzo non ce puoi sta. O meglio, non ce puoi sta. Dai, ma di che stiamo a parlare? A quest'ora già mi dovevi spellato e messo a testa in giù davanti alla piazza. E invece hai pure accettato di parlarmi. Sei in grande. Veramente lo penso, sto di veramente. Ma no, qua, lascia perdere. Te non sei marcio come a noi. Dici? Ma che davvero lo vorresti scoprire, professore? No, non lo voglio scoprire, so di un'altra cosa. Ma come? Stavo dicendo in giro che non c'hai le palle, che il vento sta per cambiare. Risultato? Nessuno te si incula più. E manco più la roba tua riesce a spigne. Dovresti cominciare una guerra e la potresti pure vincere. Solo che non te va. Perché vuoi che le mani tue restino limpide. E allora fa una bella cosa. Non combatte. Lascia perdere. Anzi, vattene. Lo stai davvero a chiedere, professore? Me sa di sì. Tanto le palle non ce l'hai. Se tiri fuori il ferro, spara. Perché io sparo. Sembra una scena da Far West. Ah, lo era. Ma non ci fu niente di epico alla fine. Allora, io so pronto. Dimmi che cosa vuoi e facciamola finita. C'hai ragione, professore. C'hai ragione. Io me ne vado. E fai bene. Lasciatelo lì, fai proprio bene. Faresti in favore a tutti, a te per primo. Va, vatta a fare una vita altrove. Già. Fra qualche giorno esce tuo zio. Ci lo sanno tutti tanto che il boss diventerà lui. È uno incazzato, vecchia scuola, ci hanno già tutti paura. Io approfitterei di questi giorni per piare più che posso dello spaccio. Giusto per trattare quando esce. Più controllo e più gli sarò utile. Quindi lasciami il controllo generale a me. Fammi gesti tutto a me, che poi così con tuo zio me la vedo io. Lo sai che quello non si fa cogliona come me. E s'avrò fatto male i conti. Vorrà di che mi beccherò sta benedetta pallottola a mezzo all'occhio. Ma che te devo dire? Niente, professore. Non mi devi dire niente. Ma fa come cazzo ti pare. Però una cosa giusta l'hai detta. Io sono meglio di tutti quanti voi. Io qua non c'entro un cazzo. Io me ne vado. Abbiamo finito allora? Sembra di sì. Ti auguro tutta la fortuna del mondo. Ne avrò bisogno. Sii forte e sii felice. Lo sarò. Grazie di tutto.
Sicuro che non vuoi che venga, è un funerale. Non è il caso, guarda. Stare a casa non uscite finché non torno, va. Sta qua con Gabriele. Vabbè. Ah, è un'altra cosa. Sì. Non mi fa più altre domande. Stai buono. Il barone sta sempre bene. Tranne oggi, lo sai. Ma che ti... Ma niente. Adesso che sto per uscire, me pensavo di essere tutto un fuoco. Invece, mo che ci sto, mi sembra una cosa normale. Meglio. A così non tiene fretta di recuperare tutto il tempo che ha perso. Magari mi basta di ricominciare. Poi vedi il fuoco come prende. Magari è stata solo una giornata storta. Capita. Dopotutto c'è stato un funerale in famiglia. E magari può essere quello. No, anche se non penso. Come no? Oh, bello. È un bello funerale. Sì. Ci stavano sacchi di gente, era chino e chino. Ah, giornalisti ci stavano? No, giornalisti manca ne uno. Meglio così. Pensa che un uomo tuo ha già sentito perlomeno 1000 volte là dentro. Non si faceva altro che parlare di te. O sanno che comandi tu. Aspettano solo che scia in da sta casa. Oddio, è stata una mossa brutta, ma doverosa. Ma sì. So cose che succedono. Non siamo stati i primi e non saremo manco l'ultimi. Tanto tutti quelli oggi, ma manco lo conoscevano. Ma io lo conosceva Michele, nessuno. E che vuol dire? Vuol dire che non c'aveva manco un amico. Era strano, boh. Ma non si può comandare così. Quello doveva nascere da un'altra parte. Uno che lo conosceva, c'è Steve, e non chiagneva. Enrico, quell'altro. E non mi ha degnato nemmeno di uno sguardo. E secondo me, questo non è un bello segno. Ma non ti sta a preoccupare, quello conta meno di quell'altro. O metto in riga in un attimo. Io però ho tenesse d'occhio. E tu tiello d'occhio. Adesso c'ho troppi cazzi da pensare. E il barone torna sul campo di battaglia. Ha cominciato a sentire qualche scintilla. Qualche cosa si sente. Ma tu, tiello d'occhio, Enrico. Tiello d'occhio. Il professore ha detto che ci vuole parlare dopo la veglia. Ci vuole parlare? Pure a me? A me te il pollice. A me il pollice non mi risponde da giorni. Manco a me. Oh, se il
professore ha detto così vorrà dire che almeno non l'hanno ammazzato, no? O forse ci vuole far credere così almeno ci andiamo tranquilli. Ma che cazzo dici, ma te pare? Te li fai troppo svegli questi. A Pollice mica lo freghi così. Quello secondo me alla fine si è dato per davvero. E probabilmente ha fatto la meglio cosa. Forse per mo. Ma fidati che tra un po' si ripiamo i nostri spazi. Intanto, per l'incontro col professore ce l'hai, Ferri, sì? C'ho sì, col cazzo che ci vado a manipolare. Appunto. O s'armamo o se ne andiamo. L'hai detto te, no? L'ho detto io sì, però non sono più così convinto. Eh no, e mo stavolta sono convinta io. Tranquillo che non ci succede niente. Au. Se le cose si mettono male, io sparo e te scappi. No, non se famo piani. Improvviseremo come al solito. Hai capito? Altro che i valori, la stabilità, le cose, tutti i cazzi che vanno raccontando in giro. Col maghinone c'hai quel charme che te fa vedere più figa, non c'è sta un cazzo da fa. Ma questo sono 3 giorni mi sta a parlare questa macchina, guarda che mi arrivo. Ma che te ripigli? State buono che te cambizzo, mica no. Oh, guarda chi c'è sta. Au, oh, che cazzo è questo? T'avevo detto che dovevamo essere solo io e te. Oh, la Pollice, ma che modi sono questi? State calmo, rilassate, è un amico. Rilassate? Ma va capito che io sto a sparire. Cioè, un cazzo a che fa con questi qui, eh? Ho capito, te ne vuoi andare. Hai capito? Se ne va. Pollicetto, se ne va. Aspetta un attimo che mo chiedo pure a sta bella gnocca che passa, se l'ha capito. Oh, ha capito pure lei che se ne va. No, ma che cazzo è sto stronzo? Boni, boni, stiamo tutti boni, eh? Qua stiamo tra amici. Lui è il cravatta, è quello che mi ha rimediato sta bellezza. Guarda, mo tu stai zitto e apri bene le orecchie e senti come canta. Levate. Hai sentito? Sì, che robetta! Sta robetta te la sei comprata col sangue di Michele, eh? Ma tu chi cazzo te mostri tratti? Ci credo che te ne voglia andare. Professore, a me mi servivano giusto 2 soldi per andarmene via e tirare il fiato. Pensavo di meritarmeli dopo tutti gli affaretti che ti ho fatto fa sto tempo. Ma sai che c'è? Mi frega un cazzo, non voglio niente da te. Aspetta, stiamo a scherzare! Rilassate, stiamo solo a giocare. Ho capito che non c'hai l'umore. Su gioiellino l'ho preso solo perché mi dà quel quid in più. Insomma, o vedi con l'occhio tuo e io mo sono da affari. Che te dà? Quel quid, non è uno scioglilingua e manco una parolaccia latina. È il motivo per cui io ho sto gioiello e te invece mo scappi come un sorcio. Oh, se mi votassi i soldi è bene, se no me ne vado, eh. Dai sti soldi, mandala a fanculo a sto coglione. Ma come siete venali, sempre a pensare ai soldi state! E invece no. Era bravo Pollicetto, sa? Ti ricordi Pollicetto, il primo affarone che avevamo fatto, eh? Sei cresciuto. Professore, e lasciami andare, prego. Non rispondo più al telefono, non faccio vedere più da nessuno. Devo da spari subito. Ma spari subito, deve spari subito. Tiè, chiede questi. So solo la metà di quelli che mi avevi chiesto, perché sei un frocio. Ma io so gentile. E te do una buona uscita, eh? Ma vaffanculo, va! Ma professore, ma chi era sto coglione? L'hai detto! Un poro coglione! Ma invece quella parola di prima? Ah, cravatta, era latino, ma che cazzo ne vuoi sapete? Dai, su, monta a macchina! C'è quello che mi avevi chiesto. Iniziamo.
una Colt 45. Beretta, 9 mm. Glock. Sono tutte armi affidabili. Queste intanto vanno bene. Qui stiamo a parlare di un sacco di sordi. Ma che ci devi fare? Devo dare forma a uno degli istinti più umani che ci sia. La vendetta. Mi dispiace per chi ti ha fatto un cazzà, allora. A me no! Era solo per D. Il fucile ce l'hai. Devo portare il fucile, ciò qua. Bene. Ma mi manca solo una cosa. E cosa? Qualche granata. Qualche granata? Stai a scherzare? Ma ti sembra davvero uno con tutta sta voglia di scherzare? No, sembri uno che sta per fare una strage. Ecco, bravo! Ce l'hai ste granate? Ce l'ho le granate, ce l'ho. Tanto mi pare di aver capito che mi vuoi regalare tutti i risparmi della vita. Dopo sta vendetta, i soldi mi serviranno più. E vabbè. Questo è il conto. I sordi. Metà adesso e metà quando mi porti l'altra roba. Benvenuti. Sedetevi. E spero magari lasciatelo per terra. Se sta muto, infame. Eh no, è così cominciamo male però. Famo che giochiamo a sta tutti buoni, eh. Se non sparo prima a te e poi a lei. E tanti saluti. Ma professor, non ci gira troppo intorno che già c'ho l'ansia, eh. L'ansia? E perché mai? Oh, qua stai tra l'amici, eh. Guardate che la cosa è semplice semplice. Da oggi a zona vostra la gestisco io. Anzi, tutto il traffico d'erba e coca è in mano mia. Beh, però a sto punto mi servono due collaboratori. Quindi famo che da oggi voi due lavorate per Pelé, va? Che si è dimostrato tanto bravo. I conti fate con lui, vi paga lui e speriamo che non ci stanno rotture dei coglioni. Fine. Domande? Sì, una ce l'ho. Dimmi tutto. Perché sto stronzo? È un infame, non è capace, io so più bravo. Mettimici a me, ce lo sai. No, no, io non so proprio un cazzo. Io so solo che mi sembri un po' troppo stronzo e ti senti l'uccello troppo grosso. Prima mi dimostri che sei star posto tuo. E poi forse, magari, a sto coglionazzo di Pelé lo famo fuori e te metti a comanda a te, eh. Sì, magari insieme alla principessa tua. Ma fino a quel giorno, fai il bravo cucciolino. Oh, ci avevo ammazzato tutte e due. Ecco, ascolta la bamboletta tua. State buono, che fai una brutta fine. Ma io non so mica Michele, eh. Oh, professore, non mi pare il caso, dai. A Pelé comincia a imparare da subito, chi comanda non teme mai. Sneperetto. E adesso dammi un bel bacetto, va. Beh, che c'è? Te faccio così tanto schifo. Oh, sniper, dai sto bacetto, no? Oppure famo che Involtino mo da me sul cazzo, che dici? Te giuro che se non gli dai un bacetto mo, te faccio ammazzare qua. Oh, è bravo Pelé, hai visto che ha imparato subito? Te lo sottovalutavi a questo, questo è in gamba, eh? Adesso però dammi quel bacio, testa di cazzo. Dammi un bel bacetto, va. Ecco, hai visto? E che ci voleva? Mica t'avevo chiesto di farmi un pompino, no? Forza, adesso levatevi dai coglioni tutte e due. Andatevene tutti. Ehi, eccomi Gabriele. Allora, noi adesso dobbiamo uscire un attimo, ok? Andiamo. Andiamo un attimo da zio. E poi c'è una sorpresa. Guarda, io e te ci andiamo a fare una bella vacanza. Sei contento? Sì.
Sì. Posto bellissimo. Veloce, dai, andiamo. Una madre molto bella, un padre in giro per il mondo, le sue fotografie, due neri col macete, un serpente attorno al collo, la pelle di leopardo, una vita senza stenti, ma senza niente in più. A Natale il cioccolato, al bar la TV in bianco e nero. Sognavo John Ford, un cappello americano, un futuro tra gli indiani, un fucile sulle spalle. Poi le luci della città, irrazionalità, odio, 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 niente amici e verità. Sentivo nella folla la noia di Baudelaire. Giocavo in un cortile, la rabbia che cresceva, ma per tornare forte dovevo aspettare. Leggevo avidamente di giovani incompresi e sempre più sicuro smisi di piangere su di me. Sognavo i Pink Floyd, mi presi una chitarra, ma solo per sognare un posto dove andare. Troppe luci nella città e non finiva mai. Quelle notti senza umiltà, spese a buttare la vita e gli amori. Troppe lucine.